Nuovo boom di contagi nella regione Campania. Nella giornata di ieri sono stati registrati ben 544 nuovi positivi su 7.504 tamponi. Dati che rievocano le lunghe settimane di lockdown, facendo crescere l'attenzione sulle strutture ospedaliere regionali. Questa mattina le telecamere di TV City sono state nel centro storico di Torre del Greco per raccogliere i commenti dei cittadini. Sono preoccupato, sì, paura magari no, però preoccupato senz'altro sì. Crede che gli ospedali possano assorbire una seconda ondata con la richiesta di nuovi posti letto e di terapie intensive? Non lo so esattamente, però temo di no. La Regione Campania, maglia nera per contagi a livello nazionale, più di 500 i nuovi casi registrati in Campania, della stragrande maggioranza nella provincia di Napoli. Ha paura? Io non ho paura di vivere, perché la vita è la cosa più bella che ha creato il Signore. Siamo gli esseri umani che siamo malmessi, perché se tu vai vicino a qualche cittadino, perché non porti la mascherina, ti danno subito la risposta alla seggia, fatti tuoi. Però se ognuno si rendesse conto, si prendesse la responsabilità del saper vivere, del buon vivere, tutto questo non succederebbe. Cerchiamo di essere tutti quanti coerenti, compatti, educati, se ci fosse questo. E allora la vita continuerebbe in un modo bellissimo. Crede che gli ospedali in un'eventuale seconda ondata possano assorbire l'elevata richiesta di posti letto e di terapia intensiva? Nella prima ondata abbiamo avuto tanti medici, tanti operatori che sono morti per fare il proprio dovere, ma chi dovrebbe fare tante di quelle persone che dovrebbero fare il loro dovere non lo fanno. Per qual è il motivo? Questi discorsi degli ospedali si dovevano fare prima. Non si devono fare quando succede qualche cosa, si deve pensare prima. Un pochettino sì, però diciamo che visto la prima ondata dei mesi passati, comunque abbiamo con le giuste precauzioni comunque si sono abbassati comunque i numeri dei contagiati, quindi penso che con il buon senso delle persone, soprattutto con il buon senso, si possa ritornare, diciamo, di nuovo a quella normalità, a quella tranquillità come prima dell'estate. Teme che gli ospedali possano soffrire un'eventuale seconda ondata? Sì, perché comunque la sanità qui, soprattutto in Campania, non è delle migliori, anche perché comunque le sovvenzioni sono poche, sono veramente molto poche. Io credo che si stia dando un po' la caccia agli asintomatici, sinceramente. Credo che il virus l'abbiamo preso quasi tutti e quindi no, questa cosa non mi spaventa, le dico la verità. Per quanto si possa dire, abbiamo i migliori medici, anche il caso del Cotugno è il migliore in tutta Italia, quindi la cosa non mi preoccupa. Sto imparando a convivere con la situazione. E lei crede che gli ospedali siano all'altezza di assorbire un'eventuale seconda ondata? Certo, purtroppo o lo devono fare o ne sono in grado, ma non c'è altra soluzione. Dato che il Covid è una malattia imprevedibile, non si può sapere come andremo a finire. Certamente un po' di preoccupazione c'è, ce l'abbiamo un po' tutti, perché se i contagi aumentano c'è il rischio che le restrizioni siano sempre più gravi, insomma, più. E quindi sì, un po' sì, c'è un po' di timore. Speriamo che le cose vadano meglio invece, che la gente capisca che deve fare più attenzione, più prevenzione e che quindi si risolva al più presto questa situazione.